Hangar Fest raggiunge, possiamo dire, la maggiore età, 18 edizioni sono un bellissimo traguardo, soprattutto in questo periodo con tante difficoltà, un traguardo che è dedicato in particolare alla danza contemporanea italiana. Sì, una decisione che abbiamo preso proprio guardando quella che era la situazione, quella che è la situazione drammatica in cui versa tutto il mondo dello spettacolo italiano, che ben da 18 mesi è completamente fermo, insomma ci sono lavoratori dello spettacolo, maestranze, tecnici, artisti che stanno davvero soffrendo molto. Ebbene, come festival che riceve finanziamenti pubblici mi è sembrato doveroso dedicare una maggiore attenzione proprio al nostro mondo dello spettacolo italiano. Ecco, questo sono anche molto contento di questo, devo dirlo, cioè non è assolutamente per esterofobia, noi siamo un festival internazionale e nostra abitudine è piacere ospitare artisti da tutto il mondo. Ecco, quest'anno invece artisti internazionali saranno presenti esclusivamente in video. Abbiamo dato molto più importanza alla sezione video, che chiamiamo Video Box, all'interno della quale ospitiamo diverse serate, diversi artisti, opere di videodanza, dedicando uno speciale tutto a Israele, una terra che produce tantissima danza contemporanea di qualità. E abbiamo potuto fare questo grazie al sostegno dell'ufficio culturale dell'ambasciata di Israele a Roma, che ringraziamo. Ecco, si comincia il 1° settembre, si conclude il 30 ottobre, 2 mesi che sono un arco di tempo ampio, ma che Hangar Fest riempie con davvero un cartellone fitto di appuntamenti. Sì, sono ben 32 le serate, tra spettacoli dal vivo 20 e 12 eventi, cioè proiezioni. Ecco, tutto questo senza contare poi anche incontri, conversazioni con gli artisti e aggiungerei anche i progetti di sensibilizzazione per il pubblico che già da diversi anni abbiamo attivato e che stiamo continuando a portare avanti. Ecco, anche questo per noi è un punto molto importante, quello di creare una comunità di spettatori consapevoli. Ricordiamo anche quali sono i luoghi che ospiteranno Hangar Fest. Allora, i luoghi sono principalmente il Teatro Maddalena all'interno della chiesa di Santa Maria Maddalena, in centro storico. Anche i musei civici quest'anno ospiteranno 4 performance di Marta Bevilacqua. E poi la corte di Palazzo Mazzolari, la corte Franca Rame e Dario Fo. Ecco, io devo dire anche che ricordare che il festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Marche, dal Comune di Pesaro e quest'anno anche si svolge con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.